vorrei raccontarvi come è nato il progetto Luna Rosa. Era un momento storico, tra virgolette, particolare per me. Avevo appena perso le selezioni per fare Tokyo 2021. Si è presentata l'occasione con il nostro Rosa Tour della Marina Militare e sono stata felicissima di poter intraprendere questo percorso con un team tutto al femminile. Subito ho cercato di chiamare le persone che a lungo termine, tra qualche tempo, potermi fidare al 100%, però in un percorso tra donne, quindi tutto al femminile. La mia esperienza personale è stata difficile e vorrei capire come creare quella scioltezza che secondo me poi porta alla massima performance e alla vittoria un equipaggio tra donne. Io credo che il mondo della vela internazionale sia ancora di prevalenza maschile. Si veda solo che la regata più importante della vela internazionale, la Coppa America, in barca ci sono solo maschi. Realmente però sono tantissime le donne che amano la vela, che vanno in barca, e anche tantissime veliste professioniste, anche al di fuori delle classi olimpiche. E negli ultimi anni si stanno diffondendo molto di più e si sta facendo molto più attenzione a rispettare le quote rosa. Quindi, per rispondere alla domanda, sì, è ancora maschile, ma sicuramente sono stati fatti tantissimi passi avanti. Credo che la diversità sia il punto di forza, pensa se fossimo tutti uguali. La diversità è nel fatto che ognuno mette quello che di buono ha in comune e per l'obiettivo comune della squadra, del team. È una cosa non semplicissima da fare, ma quando si capisce come farle, qual è la chiave di volta, la diversità porta alla vittoria.